Signore e signori, buongiorno. Oggi è 18 agosto 2011, ci troviamo sulla via Basentana, dove c'è il rifornimento di metano, come potete vedere. Questo è un classico caso di indecenze italiane, perché praticamente venendo da Reggio Calabria per fare metano in questo rifornimento, bisogna fare una pericolosissima inversione di marcia presso il bivio di Bernalda e poi tornare indietro per fare metano. Dopo, se bisogna tornare verso Potenza, bisogna andare di nuovo a fare inversione di marcia in mare verso Metapondo e tornare indietro, perché praticamente questo rifornimento non ha possibilità di accesso venendo da sud. Si può entrare solo venendo da Potenza e andando verso Reggio Calabria. Ovviamente qui c'è spesso la polizia che aspetta chi gira sulla doppia linea continua per fare un bel verbale con ritiro di punti e sanzioni accessorie. Ora io mi chiedo, e volevo comunicare a tutti quelli che fanno questo strada, se in capo di qualche verbale, di far scrivere sul verbale che si è dovuto fare inversione di marcia perché non c'è altra possibilità. Anche perché andando a fare l'inversione a Bernalda ci si gira in un altro incrocio che è più pericoloso di questo, e quindi correndo rischi ben più gravi. Come abbiamo visto prima, c'è anche l'autovelox sul percorso, quello del comune di Bernalda, che ci grazia anche in quel caso, che anche se è una strada a scorrimento veloce c'è il limite di 70 all'ora con punte di 90-80, insomma non è ben definito neanche il limite di velocità. Questo dovevamo dire, speriamo che qualcuno si accorga di questo grande obbrobrio che è sito proprio praticamente a metà ponte. Ricordiamo anche gli orari di questo rifornimento di metano, che apre alle 7:30 di mattina e chiude alle 8 di sera, tranne domenica che chiude alle 7:30. Grazie.